Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 40ª edizione del Torino Film Festival. Sono con Claudia Pandolfi, Luigi Locascio, protagonisti di The Bad Guy. Ciao Chiara. Ciao a tutti. Serie original su Amazon dall'8 dicembre. Allora, io inizierei da una cosa che mi ha colpito. Leggevo le note di regia, lo faccio spesso, sì. E a un certo punto i vostri registi dicono quando Luigi Locascio e Claudia Pandolfi hanno indossato per la prima volta i panni di Dino e Lupi, dalla precisione da orologiai con cui hanno stabilito timbro, andatura, tic e linguaggio dei loro personaggi, abbiamo capito che stavamo andando nella direzione giusta. Allora, esatto. La bellezza allo di queste parole di tutto. Che, mamma mia. Okay. Però dico, ecco, appunto, anche io l'ho percepita come una danza, con un ritmo, quindi ecco, mi raccontate questa danza. Sì, però loro di questa danza erano coreografi, direttori d'orchestra della musica che ci stavano facendo ascoltare. Le parole che sono state scritte, che avevo in bocca io, sono state scritte da Giuseppe insieme a Ludovica Rampolti e Davide Serino, quindi insomma in realtà era qualcosa di già pronto all'uso, è come se tu trovassi qualcosa di veramente confortevole, sì, su cui muoverti. E anche, cioè, leggendolo, anche un po' sovversivo. Sì, no, nel senso che l'abbiamo detto, cioè ora stiamo facendo tante interviste e quindi è bello sentirlo dire anche a Claudio, che ha avuto le mie stesse sensazioni leggendo la sceneggiatura. È qualcosa di abbastanza inaspettato, mai parola come original, diciamo, più azzeccata, sì, sì. E quindi è molto, molto strano, originale, ma nonostante questo anche molto chiaro. Cioè non è qualche cosa che, essendo strambo, allora come mi avvicino, no, è, diciamo, sono le relazioni tra le cose che sono inaspettate, ma quando si approfondisce, che so, la singola scena, il singolo rapporto, il singolo dialogo, è tutto talmente chiaro, limpido e ben scritto, che è una cosa bellissima, come diceva Claudia, poter starci dentro. È come una casa già pronta che tu appunto puoi soltanto abitare, non soltanto esplorare come se fosse la casa di qualcun altro. Sì. Noi eravamo a casa nostra, sì. E quindi in questo senso eravamo forse credibili, ma appunto una credibilità ben preparata. C'era una festa. Sì. Comunque c'era una festa, non era un ambiente... Cioè, nel senso che abbiamo veramente potuto attingere a uno stile di narrazione abbastanza, per me anche un po' imprevedibile, perché quando ero abituata a fare le donne centrate, autoritarie, con una certa dinamica, no? Di vita, di scelte di vita, era come se affrontassi uno spettro meno ampio di colori, cosa che qui non accade, perché si arriva ad attingere a molte sfumature, alcune che non erano neanche previste, cioè non immaginavo di avere anche quella cartella colori, capito? Invece quando sfogliavo, vedevo che si raccontava molto e che c'era questa tridimensionalità nei personaggi, nelle sfumature delle loro scelte, ciò che non vedi e ciò che potrebbe accadere, insomma era tutto un po' comunque... Sempre mosso, molto mosso, sì. Ma infatti devo dirvi, finalmente direi un personaggio e non solo il bad guy, un personaggio che ci aiuta a rimescolare le carte totalmente, non c'è più un buono, non c'è più un cattivo, chi è il buono, chi è il cattivo? E questo non vale solo per lui, vale anche per il tuo personaggio, vale per tutti, e c'è appunto una ridefinizione di colori che è, secondo me, liberatorio, immagino, per gli attori e per le persone dietro gli attori, liberatorio anche per chi guarda, perché tu spazi e inizia una riflessione sottesa al piacere poi. Beh, bellissima della questa serie, cosa che stai dicendo, bellissima, infatti, cioè è proprio l'identikit di come dovrebbe essere lo spettatore ideale, sì. L'hai guardata la cosa con questa libertà e con questa, immagino da quello che dici, fascinazione, che sarebbe bello, che è la stessa poi che abbiamo provato noi anche leggendo la sceneggiatura. Parliamo invece un po' dei toni, appunto, prima si parlava di danza, di sceneggiatura, ecco qui i vostri registi parlavano di western, parlavano di tragedia, sì, shakespeariana, e di crime, di dark comedy, sì, e crime, ecco, come avete abbracciato queste influenze, anche proprio visive, perché la serie ha... Ma metterei appunto anche dentro, non so, loro non l'hanno detto, ma la percezione che ho avuto io, anche il musical, è una cosa che me l'ha suggerita anche quello che ha detto prima Claudia, cioè noi entravamo dentro una... era orchestrato tutto, sì, in una metale, che noi entravamo e il momento in cui a un certo punto, che so, anche un melodramma, cioè qualcuno improvvisamente fa sentire la sua voce, ma dentro una cosa che è già orchestrata, che è già preparata, dove ci sono altri strumenti,
ritmati in un certo modo, dove gli accenti giusti avevano le idee molto chiare anche sulla recitazione, e le indicazioni che ci davano erano, penso anche Claudia, oltre che sullo psicologico, anche proprio sul musicale, cioè qua c'è bisogno di un'accelerazione, qua bisogna che tu scandisci le cose in un certo modo, come se fossimo degli strumenti musicali o delle voci appunto di cantanti. No, rispetto a quello che dicevi tu, non c'è una, come dire, un stare dentro il genere, cioè è una cosa che riguarda molto più lo scrittore, il regista, il produttore che sa a chi si rivolge, ha chiaro il pubblico che ha di fronte, ma come dire, l'attore si preoccupa del suo personaggio, sì. E non è che sta dietro, appunto, diciamo, adesso lo faccio un po' crime, oppure lo faccio un po' comedy soltanto. Sono sfumature che deve tenere, appunto, chi ha il bolide in mano, chi il pilota, cioè i registi, gli sceneggiatori, ma noi che siamo, diciamo, pezzi della macchina, continuiamo a essere il bullone, lo sterzo, la ruota, ecco, senza, e la ruota è sempre la ruota, da quando è stata inventata, è stata una grande invenzione, ha cambiato la vita di tutti noi, ha reso tutto meno faticoso, per esempio. Vi lascio chiedendovi, ecco, lo vedremo l'8 dicembre, noi qui abbiamo visto solo i primi due episodi, cosa possiamo aspettarci di questa storia d'amore? No, è proprio questo, non dovete avere aspettative, perché verrete disattesi, verrete delusi, perché sulla carta, volendo, no, anche solo raccontare in breve il mio personaggio potrebbe risultare noioso, invece è proprio ciò che non ti aspetti, no, di solito il buono fa il buono, il cattivo si comporta male, oppure no, ed è qualcosa che scopri durante la serie. E secondo me questo è anche solo questo è sufficiente, perché siamo abituati, proprio perché non è stato, il genere è stato un po' abbandonato, per arrivare a un racconto che accontentasse un po' tutti, che diventa però una specie di grigio, no? Che abbraccia, vuoi divertire ma non ti spingi oltre, vuoi commuovere ma non ti, no? E allora abbandoni, invece è come se fosse una specie di buffet completo al quale puoi nutrirti e hai tutto, dalla vitamina al carboidrato, insomma, è un mondo molto completo, sì, sì. Siamo arrivati da diete a ruote. A canzoni, a musical. Una serie metaforica, ti porta alla metafora. Claudia Pandolfi, Luigi Locascio, grazie mille per The Bad Guy, grazie qui al 40° Torino Film Festival, dall'8 dicembre su Prime Video. Sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider. Grazie. Yuhu.